chiesto di me, Clifford? Sì, dove sei stata? Ho fatto una lunga passeggiata nel bosco. E poi a un certo punto ho sentito una bambina che piangeva e la voce di un uomo che la trattava molto sgarbatamente. Figurati, era il tuo guardiacaccia, quel... Mellors. Sì, è proprio lui. Aveva ucciso davanti alla bambina un gattino che rubava e la piccola era disperata. Beh, poteva evitare di uccidere quel povero animale. È un uomo tutto di un pezzo, quel Mellors. Sì, ma davanti a sua figlia. È così piccola per giunta. Da un po' di tempo sei diventata una grande camminatrice. Non sai quanto mi piacerebbe fare delle lunghe passeggiate insieme a te. Infatti avevo lasciato detto a Mrs. Betts che volevo che tu mi raggiungessi. No, Connie. Io intendevo dire che mi piacerebbe fare delle camminate al tuo fianco, non arrancarti dietro con una carrozzella a motore. Abbiamo avuto una vita breve. Voglio dire, una vita normale è troppo breve. Lo so, Clifford. Lo vorrei tanto anch'io. Dieci di meno. L'altro giorno ho provato a toccarli, ma la chioccia mi ha beccata, mi odia. Ne prenderò uno per voi. Ecco. Ah, è adorabile. È così morbido. Ma voi avete la tosse? State male? Ho avuto la polmonite tempo fa e ho ancora la tosse qualche volta. Com'è dolce questo pulcino. È così piccolo. Piccolo e impaurito. Ma io non voglio fargli del male. Non dovreste piangere, Milady. Ecco, prendo una coperta, sdraiatevi qui. Vengo io. Asciugatevi il viso, non piangete. Lasciate che io resti qui accanto a voi. Cosa fate? Non dite nulla. Restate così. Non abbiate paura di me, non potrei mai farvi del male. Mai. Mai, davvero. È ora di andare, Milady. E dove? Vi accompagno fino al cancello. Non siete dispiaciuta, vero? No. Per quello che è accaduto, no. E voi? No, affatto. Ho orrore del titolo. Ho orrore di essere Lady Chatterley. Ogni volta che mi sento chiamare mi sembra che mi prendano in giro, che si prendano gioco di me. Ma non vi preoccupa correre questo rischio? Non ho nulla da perdere. Non è invece che siete voi ad avere paura? Sì, ho paura. Di tutto, di tutti. Dal primo all'ultimo. Non importa. Vieni qui. Che avvenga quello che deve avvenire, che tutto il resto vada al diavolo. Non mandarmi via. Tienimi con te. Ho portato un'altra coperta, così se dopo avremo freddo potremo coprirci. Quanto tempo hai? Non tanto. Devo rientrare per la cena. Va bene, un'altra volta avremo più tempo. Adesso vieni qui, lasciati toccare. Com'è bello toccarti. La tua pelle è così delicata. Lo adoro, è dentro di me. Sento il suo peso nel ventre come se avessi un bambino. Oh, un bambino, se avessi un bambino.